One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? Chi di voi non ha mai ballato Freed from Desire di Gala? Gala Rizzatto, in arte Gala, nasce come fotografa e come cantautrice. Ha venduto in tutto il mondo oltre 6 milioni di dischi. Nel 1997 esce il suo primo album, Coming to My Life. Al suo interno si può trovare appunto Freed from Desire. Free from desire, mind and senses purify, free from desire, mind and senses purify, free from desire. Na, 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 na. Non tutti sanno che Gala nasce appunto come fotografa e non come cantante. Freed from Desire esce nel luglio del 1997 e in Inghilterra e in UK diventa subito una hit. Dobbiamo aspettare qualche settimana per far sì che Freed from Desire diventi una hit mondiale e il tormentone anche qui in Italia, appunto per l'estate 1997. Dopo il successo, l'enorme successo degli anni 90, Freed from Desire va in un cassetto, ma torna alla ribalta in maniera prepotente grazie agli ultras, alle curve, perché diventa un vero e proprio inno per le proprie squadre di calcio. Carica, Firenze, carica, è carica. Firenze, carica, è carica. Firenze, carica, è carica. Sono le curve inglesi che iniziano a cantare durante la partita Freed from Desire, ma anche qui da noi in Italia, nella contrada della Lupa a Siena, viene appunto assorbita e fatta propria durante un palio. Una piccola curiosità, Freed from Desire non è mai arrivata al numero 1 in Italia, ma al numero 2, mentre in Europa, Francia, Belgio e Inghilterra ha veramente spopolato. Per oggi è tutto, appuntamento ad un prossimo Dance History.